Mr. Bloom camminava inosservato per un vialetto, lungo file di angeli rattristati, croci, colonne spezzate, tombe di famiglia, speranze di pietra che pregavano con gli occhi al cielo, cuori e mani della vecchia Irlanda. Più sensato spendere i soldi in qualche opera di carità per i vivi? Pregate per la pace dell'anima di... C'è qualcuno che veramente... Piantala e falla finita con lui. Scaricato. Come il carbone giù per una botola di cantina. Poi li ammucchiano insieme per guadagnar tempo. Il giorno dei morti. Il 27 sarò alla sua tomba. 10 scellini per il giardiniere. Le tiene scombre dalle erbacce. Vecchio anche lui, piegato in due con le cesoie a tagliare, vicino alla porta della morte. Che si è spento, che si è dipartito dalla vita, come se l'avessero fatto di loro volontà. Buttati fuori, tutti quanti. Chi ha tirato le cuoia? Più interessante se vi dicessero chi erano. Il tal dei tali, carrozziere. Io ero rappresentante di Linoleum. Io ho concordato con i creditori 5 scellini la sterlina. Oppure una donna con la casseruola. Io facevo un ottimo stufato irlandese. Elegia in un cimitero di campagna. Dovrebbe chiamarsi quella poesia. Di chi è? Wordsworth o Thomas Campbell? Entrato nel riposo, dicono i protestanti. La tomba del vecchio Murren. Il gran medico lo ha chiamato nella sua casa di cura. Beh, questa per loro è la terra consacrata. Bella residenza di campagna, intonacata e ridipinta a nuovo. Luogo ideale per fare una fumatina e leggere il Church Times. Gli annunci matrimoniali non cercano mai di abbellire. Corone rugginose appese a ganci, ghirlande bronzate. Miglior valore allo stesso prezzo, però i fiori sono più poetici. L'altro finisce per diventar noioso, non appassendo mai. Non esprime nulla. Immortel. Un uccello stava chetamente appollaiato sul ramo di un pioppo, come impagliato. Come il regalo di nozze che ci ha fatto l'assessore Hooper. Non si muove d'un palmo. Sa che non ci sono fionde per prenderlo di mira. Animali morti anche più tristi. Millina, sciocchina che seppelliva l'uccellino morto nella scatola dei fiammiferi in cucina. Una coroncina di margherite e pezzetti di collanine sulla tomba. Quello è il Sacro Cuore. Lo mette in mostra, il cuore in mano. Dovrebbe essere di lato e rosso. Dovrebbe essere dipinto come un cuore vero. L'Irlanda fu consacrata adesso o qualcosa del genere. Sembra tutt'altro che soddisfatto. Perché infliggergli questo? Forse verranno gli uccellini e lo beccheranno come il ragazzo col cestino di frutta. Ma no, disse lui. Avrebbero avuto paura del ragazzo. Apollo si chiamava quel pittore. Quanti? Tutti questi qua hanno camminato un tempo per le vie di Dublino. Fedeli di partiti. Come tu sai adesso, eravamo noi un tempo. E poi come si fa a ricordarsi di tutti? Gli occhi, l'incedere, la voce. Bene. La voce sì, il grammofono. Mettere un grammofono in ogni tomba e tenerne uno a casa. La domenica dopo pranzo, metti un po' su il povero trisnonno. Punto, punto, sono felicissimo, sono strafelice, strafelice vedervi, punto, punto, sono felipus. Ti ricorda la voce come una fotografia ti ricorda un viso.
Se no, non ti ricorderesti un viso dopo, mettiamo, 15 anni. Chi, per esempio? Per esempio qualcuno morto quando ero a Whitsome Haley. Stridio di ghiaia. Aspetta. Fermo. Guardò intento in una cripta di pietra. Qualche animale. Aspetta, eccolo là. Un obeso sorcio grigio trotterellava lungo un lato della cripta, smuovendo la ghiaia. Vecchio volpone, trisnonno, la salunga. Il vivo grigio si appiattò sotto il plinto, dimenandosi ci si infilò dentro. Buon nascondiglio per un tesoro. Chi vive là? Giacciono i resti di Robert Emery. Robert Emmet fu sepolto qui, al lume di candela, vero? Fa le sue poste. Anche la coda è scomparsa, ora. Uno di quelli si sbriga presto, un uomo. Ripuliscono le ossa senza guardare in faccia a nessuno. Ne mangiano tutti i giorni, di questa carne. Un cadavere. È carne andata a male. E allora cos'è il formaggio? Il cadavere del latte. Ho letto in quei viaggi in Cina che i cinesi dicono che un bianco puzza di cadavere. Meglio la cremazione. I preti ce l'hanno a morte. Cucina alla diavola per l'altra ditta. Grossisti di bruciatori e graticole. Al tempo della peste. Fosse di calce viva per consumarli. Camera a gas. Ceneri in ceneri. O seppellire in mare. Dov'è quella torre del silenzio dei parsi, divorati dagli uccelli? Terra, fuoco, acqua. Annegare dicono che è il più piacevole. Vedere tutta la propria vita in un lampo. Ma essere riportati in vita? No. Non si può seppellire nell'aria, però. Giù, da un'aeronave. Chissà se si sparge la notizia quando ne mettono sotto un altro. Comunicazioni sotterranee. L'abbiamo imparato da loro. Non mi meraviglierei. Pasto in piena regola per loro. Le mosche arrivano prima che sia ben morto. Ha avuto sentore di dignam. Non gliene importa dell'odore. Pappa di cadavere bianco, sale che si sfalda. Odore, sapore come di rapa bianca cruda. I cancelli lucevano di fronte, ancora aperto, di nuovo nel mondo. Basta con questo posto. Ti ci porto un po' più vicino ogni volta. L'ultima volta che venni fu per il funerale di Mrs. Sinico. Un povero babbo anche. L'amore che uccide. E perfino chi scava la terra di notte con una lanterna, come quel caso di cui lessi, per arrivare a donne sepolte di recente, perfino putrefatte con piaghe aperte. Dopo un po' fa venir la pelle d'oca. Ti apparirò dopo morta. Vedrai il mio spettro dopo morta. Il mio spettro ti ossessionerà dopo morta. C'è un altro mondo dopo la morte, chiamato inferno. Quell'altro mondo non mi piace, scrisse lei. Neanche a me. Tante cose da vedere e udire e sentire ancora. Sentire accanto a te calde creature vive. Lasciateli dormire nei loro letti verminosi. Non me la fanno in questa ripresa. Letti caldi, vita sanguigna. Mr. Bloom ammirava la massa imponente del custode. Tutti ci tengono a essere in buoni rapporti con lui. Brava persona. John O'Connell, davvero un bravo uomo. Chiavi, come l'inserzione della ditta Case. Non c'è pericolo che uno scappi. Niente controlli all'uscita. Habeat corpus. Devo pensare a quell'inserzione dopo il funerale. Ho scritto Bulfinch sulla busta che ho preso per coprire quando lei mi ha disturbato mentre scrivevo a Marta. Speriamo che non si sia insabbiata nel reparto lettere smarrite. Sarebbe meglio farsi la barba. Barba grigia e dura. È il primo segno quando i capelli diventano grigi
e il carattere si inacidisce. Fili d'argento in mezzo ai grigi. Figuratevi essere sua moglie. C'è da domandarsi come ebbe la faccia di dichiararsi a una ragazza. Un cuore e un cimitero. Farglielo brillare davanti agli occhi. Potrebbe anche stuzzicarla da principio. Fare la corte alla morte. Le ombre della notte aleggiano intorno, con tutti i morti stesi di qua e di là. Le ombre delle tombe, quando i cimiteri sbadigliano. E Daniel O'Connell deve essere un discendente, credo. Chi è che diceva che era un bel tipo di stellone, gran cattolico, lo stesso come un colosso nell'oscurità? Fuochi fatui, gas delle tombe. Bisogna non ci pensi mai se vuoi rimanere incinta. Le donne poi sono così suscettibili. Raccontarle una storia di fantasmi a letto per farla dormire. Hai mai visto un fantasma? Beh, io sì. Era una notte buia come un forno. L'orologio stava per battere la mezzanotte. Capaci di baciare lo stesso, se sono eccitate a dovere. Prostitute nei cimiteri turchi. Imparano qualunque cosa e si prendono giovani. Si può anche pescare una vedovella qui. Gli uomini sono fatti così. Amore tra le tombe. Romeo. Salsa piccante del piacere. Nel mezzo della morte siamo in vita. Gli estremi si toccano. Supplizio di Tantalo per i poveri morti. Odore di braciole alla graticola per morti di fame che si divorano le viscere. Desiderio di titillare la gente. Molly lo voleva fare alla finestra. Comunque ne ha 8 di figli. Ne ha visti andare sottoterra un bel po' ai suoi giorni, riempire i campi intorno uno dopo l'altro. Campi santi. Più spazio se li seppellissero in piedi. A sedere o in ginocchio non si può. In piedi. Potrebbe anche darsi che la testa affiorasse un giorno per una frana con un dito puntato. Deve essere come un alveare il terreno. Cellette oblunghe. E lo tiene anche per benino. Erba pari pari. Orli alle aiole. Il suo giardino, il maggiore Gamble, lo chiama Mount Jerome. Così è. Dovrebbero essere i fiori del sonno. I cimiteri cinesi, con piantagioni di papaveri giganti, producono il miglior oppio, m'ha detto Mastiansky. L'orto botanico è subito dietro. Il sangue succhiato dalla terra dà una nuova vita. La stessa idea di quegli ebrei che si diceva avessero ucciso un ragazzo cristiano. Ogni uomo ha il suo prezzo. Cadavere grasso di signore, ben conservato, un epicureo, prezioso per un frutteto, un affare. Per la carcassa di William Wilkinson, revisore e contabile, recentemente defunto, 3 sterline, 13 scellini e 6 pence, con ringraziamenti. Penso che il terreno si ingrasserebbe bene, concimato di cadaveri, ossa, carne, unghie, ossa comuni. Spaventoso. Diventa rosa e verde, si decompone. Va in putrefazione presto, nel terreno umido. I vecchi magri più duri. Poi una specie di impasto segoso, una specie di formaggio. Poi cominciano a diventar neri e ne cola fuori una melassa. Poi rinsecchiti. Farfalle dei morti. Naturalmente le cellule, o come diavolo si chiamano, seguitano a vivere. Si ricombinano. Praticamente non smettono mai di vivere. Niente da mangiare. Mangiano se stesse. Devono generare un fottio di vermi. Il terreno ne deve pullulare. La testa te la fa proprio girare. Quelle belle ragazze in riva al mare. Dopotutto sembra abbastanza allegro. Ti dà un senso di superiorità
vedere gli altri andare sottoterra per primi. Chissà come vede la vita. E gli piace anche raccontare barzellette. Si riscalda le valvole del cuore. Quella del bollettino. Spurgeon, partito per il cielo stamani alle 4 antimeridiane. 11 di sera, ora di chiusura. Non è ancora arrivato. Pietro. Ai morti poi, agli uomini almeno, piacerebbe sentire una barzelletta o due e le donne sapere le ultime sulla moda. Una pera sugosa o un punch per signore, caldo, forte, zuccherato. Contro l'umidità. Due risate bisogna pur farle, quindi meglio farle così. Gli affossatori dell'Amleto. Dimostrare la profonda conoscenza del cuore umano. Non osano scherzare con i morti per almeno 2 anni. De mortuis nihil nisi prius. Prima uscire di lutto. Difficile immaginarsi il suo funerale. Sembra uno scherzo. Leggere il proprio annuncio mortuario dice che allunga la vita. Ti fa riprendere fiato. Nuova erogazione di vita. Quanti ne ha per domani? Chiese il custode. Povero Dignam, l'ultimo indugio sopra la terra nella sua cassetta. Pensando a quanti morti ce n'è, sembra proprio uno spreco di legname, tutto rosicato. Si potrebbe inventare una bella bara, con una specie di pannello scorrevole, scaricarla a quel modo. Già, ma potrebbero non gradire di essere scaricati da quella di un altro. Sono così schizzignosi. Seppellitemi nella mia terra natia, zolla della terra santa. Solo la madre e il bambino nato morto si seppelliscono nella stessa bara. Capisco cosa significa, capisco. Proteggerlo finché è possibile anche sottoterra. La casa dell'irlandese è la sua bara. Imbalsamazione nelle catacombe. Mummie, la stessa idea. Marsina ben tagliata. Forse li soppesa con lo sguardo per vedere chi se ne andrà per primo. Beh, un lungo riposo. Non sentire più. Solo al momento si sente. Deve essere diabolicamente spiacevole. Non ci si crede da principio. Ci deve essere un errore. Qualche altro. Provate alla casa di fronte. Aspetti, volevo... Non ancora. Poi la camera ardente abbuiata. Luce vogliono, mormorio tutto intorno. Vorresti il prete? Poi vagante, incerto. Delirio, quello che avevi nascosto tutta la vita. Lotta con la morte. Il suo sonno non è naturale. Premere la palpebra inferiore. Guardare se il naso è affilato, la mascella è rilassata, le piante dei piedi sono gialle. Tirar via il cuscino e lasciarlo finire per terra, giacché è condannato. Il diavolo in quel quadro della morte del peccatore che gli mostra una donna. Muore dalla voglia di abbracciarla in camicia. Ultimo atto della Lucia. Ne congiunga un numen cel. Bam! Spira. Partito, finalmente. La gente ne parla per un po'. Se ne dimentica. Non dimenticate di pregare per lui. Ricordatelo nelle vostre preghiere. Anche Parnell. La consuetudine della giornata dell'Edra va sparendo. Poi gli altri seguono. Cadono in una buca uno dopo l'altro. Adesso preghiamo per il riposo della sua anima. Sperando che tu stia bene e non all'inferno. Bel cambiamento d'aria. Dalla padella della vita, nella brace del purgatorio. Pensa mai al buco che lo attende? Dicono che succede quando si hanno i brividi al sole. Qualcuno che ci cammina sopra. Avviso del buttafuori, vicino a te. La mia laggiù, verso Fingals, il lotto che ho comprato. Mamma, la povera mamma,
al piccolo Rudy. Gli affossatori presero le pale e buttarono giù pesanti zolle sopra la bara. E se fosse sempre vivo? Brr, per Bacco. Sarebbe orribile. No, no, è morto naturalmente. Naturalmente è morto. È morto lunedì. Dovrebbe esserci una legge per fare un buco nel cuore e accertare. Ho una sveglia elettrica, ho un telefono nella bara e un qualche tipo di presa d'aria di tela. Bandiere di pericolo. 3 giorni. È un po' troppo per tenerli d'estate. Sarebbe meglio levarseli di torno appena si assicuri che non... Nella terra cadeva con un rumore sordo. Comincia ad essere dimenticato. Lontan dagli occhi, lontan dal cuore.